Bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti invito inoltre a recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare. Cominciamo. Un automobilista, mentre tornava a casa sua di notte, dopo una giornata di lavoro, fa un incontro raccapricciante. Mentre l'uomo è alla guida, sembra che qualcosa gli compaia davanti. L'uomo tenta di evitarla, ma l'impatto è imminente. Mentre l'uomo è alla guida, sembra che si materializzi proprio davanti a lui all'improvviso la figura di una donna. L'uomo non fa in tempo a deviare la macchina e quindi la prende in pieno. Ma nonostante ciò, sembra che la donna ne esca illesa da quello scontro. E dalle immagini, la stessa donna continua a camminare sulla strada come se nulla fosse. Non so voi ragazzi, ma io credo che se fosse stato realmente un essere umano, non sarebbe sopravvissuto a quell'impatto. Il prossimo filmato mostra un uomo in preda a una possessione demoniaca. La donna che sta riprendendo l'uomo è una sua parente. La donna dichiara che la situazione peggiorava giorno dopo giorno e una notte decide di riprenderlo col suo telefonino. E questo è ciò che è stato filmato. Padre nostro che stás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, al nombre de nuestra muerte. Amén. Glorifica mi alma, Señor. L'uomo posseduto rimane in piedi con la faccia rivolta verso il muro. Ad un certo punto sembra che venga preso da delle convulsioni e incomincia ad inarcare la schiena all'indietro, con la faccia rivolta verso la donna. Il video purtroppo a questo punto si interrompe. Non si sa come è andata a finire. Una cosa è certa, quella donna era davvero terrorizzata. Yes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, al nombre de nuestra muerte, amén. Glorifica mi alma, Señor. ¡Ay, Dios! ¡Hablando bien feo! Questo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza. Le immagini mostrano una mucca ferma lì, tranquilla. Nulla di strano, finché a un certo punto appare una strana figura. Uno spirito appare proprio davanti alla mucca. L'animale sembra accorgersi di quella presenza, ma non sembra aver nessun timore. Lo stesso spirito si pone davanti all'animale, come se volesse accarezzarlo o coccolarlo, come di solito fa un essere umano. Ho subito pensato che potrebbe essere il vecchio proprietario di quell'animale, che magari è morto lì e da spirito si ricorda ancora del suo vecchio amico. Durante la ristrutturazione di questa casa, il proprietario nota questo strano buco. Ad un certo punto nota che internamente qualcosa si muove. L'uomo prende il telefonino e incomincia a riprendere. E questo è ciò che ha filmato. Da quel piccolo foro si intravede un occhio e allo stesso tempo si sente la voce di un bambino. L'uomo si spaventa e si allontana. Questo video mi ha fatto ricordare che in epoche antiche i ladri o chi veniva accusato di stregoneria veniva condannato ad essere murato vivo. Forse potrebbe essere uno di quei casi. Voi cosa ne pensate?
Nel prossimo filmato, questo cane sembra aver notato qualcosa di strano fuori dalla finestra. Ad un certo punto, il cane sale sul divano e incomincia ad abbaiare a qualcosa. Notato nulla di strano? Se rivediamo le immagini, sembra che il cane abbia notato qualcosa di strano fuori dalla finestra. Rivedendo le immagini, si può notare che fuori dalla finestra sembra esserci una strana figura col viso deforme. Il cane è molto nervoso. Allo stesso tempo si sente bussare dalla finestra. Un ragazzo di nome Manny Diaz di notte ha filmato una strana creatura. Credendo che fosse un cervo, ha cominciato a riprendere con la telecamera, ma ciò che ha ripreso non era affatto un cervo. Tiene las patas muy raras. Mira, ya se sentó. Ya se sentó. Verga, ya la perdí. Ah, ya la vi. A un primo impatto, la strana creatura sembrerebbe essere un essere umano, anche se le sue gambe sono troppo magre e lunghe e i suoi movimenti sono goffi e lenti. Le immagini non sono molto nitide, quindi è difficile anche stabilire cosa potrebbe essere. Comunque ragazzi, l'ultima parola la lascio a voi. Il prossimo video è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Il filmato mostra una strana creatura correre in mezzo a una strada. L'animale sembra avere delle corna e si muove in modo molto strano. Anche zoomando le immagini è difficile stabilire che cosa potrebbe essere. Il prossimo filmato mostra alcuni ragazzi che parlano dei poteri che avrebbe il loro amico. Secondo i giovani, il ragazzo, loro amico, avrebbe la capacità di trasformarsi in un vampiro. Il ragazzo all'inizio mostra i propri denti e fa notare che non ha nulla, non c'è trucco. Ad un certo punto, il ragazzo sembra che si faccia prendere da delle piccole convulsioni e dopo qualche minuto sembra che cambi totalmente aspetto. Per favore, non sono vampiro, la prossima ti ampeto. Dopo qualche minuto, il ragazzo sembra riprendere il suo aspetto originale. Non so a voi, ma io credo che sia solo un trucco.
Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo filmato. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine. Il video finisce qui. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.